Signor Presidente della Repubblica, desidero esprimerle profonda riconoscenza per aver aderito all'invito a presenziare alla cerimonia del 170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. La sua partecipazione dà lustro e solennità a questo evento. È il segno tangibile dell'apprezzamento che, attraverso il suo massimo rappresentante, la comunità nazionale manifesta alle donne e agli uomini della Polizia di Stato per il loro quotidiano servizio. Il legame di stima e di amicizia che unisce questa grande e prestigiosa istituzione al popolo italiano avrà tra poco un ulteriore sigillo. Dalle sue mani, signor Presidente, la bandiera della Polizia di Stato riceverà la medaglia d'oro al valor civile, conferita per l'eccezionale sforzo profuso nel garantire, anche nel corso dell'emergenza pandemica, la tutela della salute di tutti i cittadini. 170 anni fa venne istituito il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, che nel 1981, assieme al Corpo di Polizia Femminile e ai funzionari di pubblica sicurezza, diede vita alla Polizia di Stato, che oggi tutti conosciamo. Quella rinascita affonda le proprie radici nel solco di un cambiamento storico che ha mutato la concezione stessa della sicurezza. Di lì in poi, la difesa dei diritti e delle libertà dei cittadini ha avuto uno spazio sempre più ampio, fino a rappresentare l'essenza autentica del fare sicurezza. La nascita di un corpo di polizia ad ordinamento civile ha costituito la forza propulsiva per una nuova idea di sicurezza iscritta in una visione democratica e ispirata ai più alti valori della Costituzione repubblicana. Come ha prima ricordato il capo della Polizia, queste donne e questi uomini, sempre al servizio dei cittadini, hanno dovuto affrontare innumerevoli prove, molte delle quali estremamente impegnative. Lo è stata certamente la pandemia, durante la quale, con equilibrio e compostezza, hanno garantito il rispetto delle regole di contenimento del contagio, assicurando altresì una prudente gestione dell'ordine pubblico in occasione delle numerose manifestazioni di piazza, così respingendo il rischio di pericolose derive. Garantire il diritto di parola e il dissenso è un supremo esercizio di democrazia, ma questi diritti, come ho sottolineato anche in una recente direttiva ai prefetti, vanno necessariamente bilanciati con la tutela di altri valori costituzionali e del diritto di tutti gli altri cittadini. La pandemia ha fatto anche emergere la fragilità delle persone più deboli. Sono purtroppo aumentati i casi di violenza domestica, acuite dalla convivenza imposta dalle regole di prevenzione del contagio. Rispetto a questo tema così delicato, la Polizia di Stato ha agito su più fronti, mettendo in campo iniziative che sfruttano la potenzialità delle nuove tecnologie e operando con profonda sensibilità in una dimensione di solidarietà che supera la mera applicazione della legge. Oggi il nostro Paese si trova a dover affrontare un'ulteriore emergenza, quella legata alla gravissima crisi bellica in atto nel nostro continente. Signor Presidente, come lei ha recentemente affermato, questo conflitto costituisce un retrocedere della storia e della civiltà che mai avremmo immaginato in questo inizio di millennio. Le democrazie non devono accettare questo tentativo di arretramento culturale e politico, anzi devono essere capaci di creare le condizioni affinché le condizioni della guerra
possano essere gestite limitando il più possibile l'impatto sociale di questa nuova crisi. La situazione di incertezza sul fronte economico e sociale che la guerra ha aperto, anche per i riflessi sul mercato energetico e sull'approvvigionamento di materie prime, potrebbe determinare un pesante impatto sulla produzione industriale, sulla crescita economica, sui livelli occupazionali e quindi sulla tenuta sociale del Paese, dove si aprono divisioni, separazioni, là si è chiamati a unire, a fare coesione. In quest'opera le forze di polizia sono tenute ad uno sforzo particolare e a mostrare ancora una volta la loro straordinaria professionalità. Riposo! Basti pensare alla polizia di frontiera, impegnata nell'accoglienza dell'imponente flusso dei profughi, quasi 90.000 ad oggi, in prevalenza donne e bambini provenienti dall'Ucraina. Alla rete delle questure, insieme alle prefetture, già da settimane si trova a dover affrontare questo flusso ininterrotto di persone che scappano da una guerra che in molti casi li ha privati anche degli affetti più cari. Dobbiamo scongiurare, tra l'altro, che i bambini e le donne che fuggono da questi teatri di guerra rimangano preda di organizzazioni criminali intenzionate a farne oggetto di una turpe attività di traffico. Anche in questa tragedia sta emergendo, come sempre, la vocazione dei nostri uomini al valore della pace, al fianco di chi ha perso tutto, di chi è indifeso e chiede aiuto. Dapprima la pandemia e oggi la guerra hanno fatto accrescere il livello di guardia dinanzi al rischio di attacchi cyber alle nostre infrastrutture critiche, soprattutto quelle che operano in ambiti sensibilissimi come la comunicazione e l'energia. Di fronte a simili minacce sono necessari grandi investimenti e per quanto ci riguarda abbiamo avvertito l'esigenza di potenziare la capacità di contrasto della criminalità informatica del comparto specialistico della Polizia di Stato. Non stiamo trascurando, nonostante la complessità del momento, fenomeni che continuano ad appalesarsi in maniera aggressiva per la nostra democrazia, come gli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, dei giornalisti, cui dobbiamo assolutamente assicurare libertà di azione e di pensiero. È indispensabile poi non arretrare rispetto al contrasto della criminalità organizzata, anche per scongiurare il rischio di interferenze nella gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, una grande occasione, come è stato detto, per il nostro Paese. Lo sviluppo economico trova infatti nel bene immateriale della sicurezza un potente alleato. Costante è e sarà l'impegno nell'azione di prevenzione e contrasto dell'immigrazione illegale e della minaccia terroristica nelle sue varie forme. Sfide delicate cui si affiancano azioni dirette a garantire la qualità della vita delle nostre comunità nella loro quotidianità, preservandole da quei reati solo apparentemente minori che minano invece la civile convivenza e la stessa coesione sociale. Desidero al riguardo rivolgere un sentito ringraziamento anche alle specialità della Polizia di Stato, garanti della sicurezza dei cittadini, in particolare nella rete stradale, ferroviaria e nel sistema delle telecomunicazioni, perché tutelano insieme il diritto individuale alla mobilità e la stessa unità del Paese, che intanto esiste in quanto sono efficaci e sicuri i collegamenti tra le sue diverse parti. Tra tanti momenti difficili non sono tuttavia mancate
anche delle emozioni. L'auspicio è che i nuovi atleti delle Fiamme Oro, appena reclutati, possano emulare i nostri straordinari campioni che hanno entusiasmato l'Italia in occasione delle competizioni olimpiche dello scorso anno. La Polizia di Stato, con intelligente flessibilità, non farà mai mancare un'adeguata risposta alle nuove istanze che affiorano da una società in continua evoluzione e sempre più esposta alle insidie criminali, e le innovazioni di questi ultimi anni ne sono la prova. Mai come ora, quindi, l'ingresso di tanti giovani nei ruoli della Polizia di Stato è una scelta sicuramente motivata da spinte culturali e valoriali che la fanno vivere come vera e propria missione al servizio dei cittadini. Sono certa che l'immissione di questi giovani, con le loro energie, unite all'esperienza di chi da anni fa parte della grande famiglia della Polizia di Stato, ci consentirà di rispondere alle impegnative sfide che ci attendono in tutti gli ambiti che ho citato e in quelli che il conflitto di queste settimane potrebbe porci. Si tratta di sfide impreviste che inevitabilmente, ogni qualvolta si apre uno scenario incerto sul piano economico e sociale, chiamano in causa il sistema della sicurezza. Ma sono certa che la vostra professionalità, la vostra dedizione consentiranno di superare anche questo momento. Care donne, cari uomini della Polizia di Stato, il Paese intero vi è riconoscente per ciò che fate ogni giorno a garanzia dei diritti e delle libertà civili. A testimonianza di ciò, l'ultima legge di bilancio, con le previsioni che valorizzano e danno attuazione al principio di specificità dell'ordinamento del personale delle forze di polizia, ha finalmente sancito con misure concrete l'attenzione e il riconoscimento che il Governo e il Parlamento rivolgono a voi per l'impegno quotidiano a tutela dei cittadini e delle istituzioni. Il recente rinnovo contrattuale per il personale del comparto sicurezza e difesa, frutto anche di una dialettica sempre positiva che le organizzazioni sindacali, è un altro passo importante in questa direzione. Un contratto, infatti, che accanto ai doverosi e importanti riconoscimenti di carattere economico, introduce previsioni normative di assoluta novità per il benessere del personale. Consentitemi, infine, di esprimere un riconoscimento doveroso a tutti i caduti nell'adempimento del dovere. Tra poco ricorrerà il trentennale delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Il mio pensiero va a quanti, con il sacrificio della vita, hanno dato testimonianza di altruismo e di generosità, e alle loro famiglie. Voglio infine ricordare le donne e gli uomini della Polizia di Stato che, in nome di quei valori e di quegli ideali dell'istituzione di cui fanno parte, hanno accettato di esporsi al rischio del contagio perdendo la loro vita. Tante storie, tanti destini che testimoniano che nel servizio al cittadino è racchiuso lo straordinario significato dell'essere poliziotto. Viva la polizia, buona festa della polizia.